Amiche e amici di Computer Nostalgia 8090, benvenuti in questo nuovo video. Quando installiamo un gioco o un programma o salviamo un file, questi si trovano all'interno dell'hard disk del nostro computer. Ma che cos'è un hard disk e cosa ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi per l'informatica in generale? Un disco rigido o disco fisso o hard disk in inglese è un dispositivo di memoria di massa di tipo magnetico che utilizza uno o più dischi magnetizzati per l'archiviazione dei dati. L'hard disk è uno dei tipi di memoria di massa attualmente più utilizzati, essendo presente nella maggior parte dei computer. Venne inventato nel 1956 dall'IBM con il 350 Disk Storage Unit, facente parte del computer IBM RAMAC 305. Il primo prototipo era costituito da 50 dischi del diametro pensate di 24 pollici, che ci erano circa 60 cm di diametro, e poteva immagazzinare circa 5 MB di dati. Era grande quanto un frigorifero, con un peso di oltre una tonnellata. La denominazione originaria era Fixed Disk, disco fisso. Il termine hard disk, disco rigido, nacque intorno al 1970 con per contrapposizione con i neonati floppy disk. Col tempo l'IBM ha continuato a perfezionare i dischi rigidi, riducendo drasticamente le dimensioni, da 24 pollici di diametro fino a 14 pollici. Finalmente i dischi fissi non assomigliavano più a un frigorifero, ma ad una moderna lavatrice. Fu la rivoluzione del, dei PC dal 1970 in poi ad accelerare la miniaturizzazione dei componenti e a ridurre sensibilmente le dimensioni dei supporti di archiviazione. Infatti, nel 1980, vista la grande popolarità che stavano avendo i nuovi personal computer, si iniziò a commercializzare hard disk compatti. Nel 1980, la Sugar Technology, ora Seagate Technology, ha introdotto il primo disco rigido da 5,25 pollici, l'hard disk ST506, denominazione di questo hard disk memorizzava fino a 5 megabyte e costava 1.500 dollari, equivalenti a circa 5.000 dollari dai giorni nostri. Nel 1981 è stato introdotto l'hard disk ST412 da 10 megabyte, poco dopo è stato introdotto l'ST225 che aveva 20 megabyte come spazio di archiviazione e come altezza era la metà. Agli inizi degli anni '80, visti i costi ancora alti dei primi hard disk da 5,25 pollici, alcuni PC di nuova uscita non avevano, non avevano hard disk all'interno. Ma caricavano il sistema operativo e i programmi tramite floppy disk, intercambiandoli all'occorrenza. Questo significava maggiore tempi di caricamento e rischio di veloce usura dei floppy disk, L'IBM XT è stato il primo computer, uno dei primi computer, a essere dotati di un hard disk di serie. Dalla capacità di archiviazione di 10 megabyte. Questo consentiva di archiviare il sistema operativo, il software e i dati che noi salvavamo su un singolo supporto. Non era quindi più necessario inserire un dischetto per ciascuna di queste operazioni. L'interfaccia ST506, parliamo dell'interfaccia di connessione di questi hard disk, e le sue varianti sono stati lo standard di connessione dati per i dischi rigidi dei personal computer fino all'avvento e all'adozione più ampia di altre interf interfacce più innovative che si svilupparono nei primi anni 90, e poi li vedremo man mano che andiamo avanti con la storia. Vi era anche un'altra interfaccia per dischi rigidi chiamata ESDI, era un'interfaccia disco progettata da Maxor Corporation all'inizio degli anni 80 per essere un miglioramento, un aggiornamento dell'interfaccia ST506. Era molto popolare soprattutto nel computer IBM fino alla fine degli anni 80. Durante gli anni 80 e 90 i produttori di dischi fissi e di PC hanno innovato e cambiato il mercato in maniera importante e definitiva. Le unità da 5,25 pollici hanno presto dato il via alle unità da 3,5 pollici prodotte da RODIM nel 1983. I nuovi dispositivi avevano le dimensioni di un libro e integravano le più moderne tecnologie permettendo a dischi più piccoli di archiviare centinaia di megabyte in più. Quando i computer portatili guadagnarono popolarità, le unità si ridussero ancora di più. Fecero la loro comparsa gli hard disk da 2,5 pollici prodotti da Pralitec nel 1988. Nel settore degli hard disk cominciarono ad affermarsi altre due interfacce di connessione: la prima era Scasi, che garantiva una velocità di trasferimento dati molto alta. Purtroppo, per il suo prezzo troppo elevato, questa interfaccia è stata comunemente usata solamente in ambito aziendale e comunque veniva montato su PC di fascia alta. L'altra interfaccia di connessione era l'interfaccia conness IDE, che stava rapidamente superando l'ST506 nel mercato desktop. L'interfaccia di connessione dati IDE, concepita da Western Digital e successivamente da molti altri produttori di hard disk, fu di uso comune nei personal computer dal 1990 fino alla metà degli anni 2000. Lo standard IDE, detto anche ATA, permette collegamenti con lunghezze di cavo comprese tra 45 e 90 cm. Questo cavo era costituito da spinotti di collegamento a 40 pinne. Tale soluzione rappresenta, nelle implementazioni dei personal computer esistenti fino al 2003, l'interfaccia più usata e la meno costosa per tale applicazione. Apriamo una piccola parentesi per gli home computer. Che sono usciti tra uh, la metà degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Eh, per esempio, i computer come il Macintosh 128K, il Commodore Amiga 1000 e l'Atari ST520 preferirono non montare nessun hard disk all'interno delle loro macchine, in quanto appunto erano computer indirizzati ad un uso prettamente casalingo. Per vedere un hard disk su questi computer si deve attendere la fine degli anni 80. Infatti nel 1987 il nuovo Commodore Amiga 500 aveva la possibilità di aggiungere esternamente un dispositivo con, il suo, eh, con al suo interno un hard disk. Questo poteva avvenire grazie allo, allo slot, uno slot che l'Amiga 500 aveva nella parte laterale. Purtroppo questo dispositivo costava parecchio. Vi basti pensare che nel 1987 un Amiga 500 costava 950.000 lire circa, mentre il solo dispositivo con l'hard disk ne costava almeno 500.000 lire e poteva avere una capacità di archiviazione pari a, pensate, 40 MB che all'epoca erano mh, abbastanza. Eh. Oggi 40 MB non ci bastano neanche per archiviare tre foto. Nel 92 invece il nuovo Amiga 1200 e l'Atari Falcon Avevano implementato la possibilità di montare un hard disk da 2,5 pollici, quindi quelli che si montavano già nei portatili, all'interno della macchina stessa. La capacità di archiviazione era un po' più elevata, si aggirava tra le 100 e le 300 MB. Sempre comunque ad un costo abbastanza elevato per i tempi. Per tutti gli altri personal computer, per i computer generici come gli IBM o i PC IBM compatibili di inizio anni 90, il disco fisso era, a differenza degli home computer casalinghi, presente di serie e aveva capacità di archiviazione, fino al 96, che variavano da 200 a 500 MB. Dal 2003 ad oggi l'interfaccia di connessione IDE è stata sostituita del tutto dall'interfaccia di connessione serialata OSATA, rispetto al quale presenta tre principali vantaggi, maggiore velocità, cavi meno ingombranti e possibilità di collegamento al computer avviato. Con l'avvento delle moderne memorie basate sui chip elettronici, gli hard disk dei giorni nostri sono stati del tutto, quasi del tutto, sostituiti, sostituiti da, dagli hard disk solidi o SSD, più veloci e più silenziosi degli hard disk tradizionali, ma sicuramente meno capienti e più costosi. Gli hard disk magnetici vengono ancora oggi utilizzati solamente per immagazzinare dati, impiegati sia nel formato da 3,5 pollici all'interno dei moderni PC, oppure nel formato da 2,5 pollici come memoria esterna portatile. Ma questa è un'altra storia. Bene, il video finisce qua, vi ho raccontato un pochettino di storia dell'hard disk, io vi ringrazio per avermi seguito, vi rimando uh, ad, altri, ad altri video, ovviamente se volete potete iscrivervi al canale YouTube di Computer Nostalgia 8090 oppure al gruppo Facebook di Computer Nostalgia 8090. E qualora lo vogliate mettete un mi piace a questo video su YouTube. Grazie ancora e alla prossima!